13 anni per cancellare uno spiacevole ricordo, per invertirne il punteggio, per continuare a cantare Grazie Roma. In copertina ci finiscono in molti, un capitano che ha coraggio e talento, un francese che ora manda baci ma che aveva già immaginato un futuro diverso ed un allenatore che sta ritrovando la genuinità dei suoi anni giovanili. E c'è anche il Lecce al completo, che merita un posto in primo piano, se lo è guadagnato con grandi meriti. Ma cominciamo dall'inizio. Ma non era il presidente Sensi l'uomo contestato? Ora firma addirittura autografi, mentre si procede con l'inno abituale ed entra in ritardo Chimenti in attesa di una maglia. Capello è sempre presente a se stesso. Pronti con le luci. Vuole che si accendano le luci, c'è buio all'Olimpico e c'è anche Preshern che ci fa assistere ad una serie di amenità, dimenticando che il giallo in certi casi è obbligatorio. Ne succedono di cotte ma anche di crude, perché le marcature assai rigide predisposte da Cavasin in ogni zona del campo producono cose veniali, leggere, cui Chimenti, detto zucchina, può porre rimedio. La Roma però continua ad aumentare l'intensità della sua spinta, ora il cuore in gola arriva un po' a tutti, finché il più vecchio, il più saggio e tante altre cose ancora, rompe gli indugi ed assistiamo così ad un tre tocchi di rara efficacia. Possesso palla della Roma, 68%, le occasioni cominciano a fioccare. Chi pensa che tutto sia finito vuol dire che ha dimenticato il passato e così lo zurichese Sesa provvede a colmare la lacuna. L'aria si fa pesante, Cavasin aveva predetto, ci vogliono parate e qualche miracolo. Buon profeta. Un po' di gioia c'è per questa squadra che veramente ha dato l'anima, ha lottato e ha perso alla fine. E tornano in scena il capitano ed il francese. Ci vuole una magia e Totti ne è capace mentre Vincenzo Candela sconvolge le coronarie dello stadio. Risposta immediata e salivazione azzerata per quasi tutti. Solito Sesa e testone del Vicentino Pivotto che poi felice mostra il suo 27. Ve l'immaginate il lupo ferito? Così è, si gioca a una porta dove succede di tutto. Poi è quel coro che non avremmo voluto sentire, è indirizzato al brasiliano Lima da un gruppo di animali. Manca ancora una cosa, quella che diventa più importante, il gol decisivo dove ci vuole un po' tutto, anche la sorte. Hai stretto i pugni dalla felicità alla fine della partita, ma un attimo dopo avevi qualcosa da dire a qualcuno, eri molto arrabbiato, c'è un bellissimo replay della regia. Vabbè, è lo stesso, dopo la partita c'è stata una partita anche da panchina a panchina, allora questo adesso tutto è passato, siamo belli rilassati.